Macchina che accelera, partiti velocissimo a Pepita B, che va a condurre su Plinio all'esterno Patroclo FKS. Pepita B leader su Plinio, rimane all'esterno Patroclo, più indietro c'è Pepe Gianfi. In vantaggio Pepita B dopo 200 metri, Patroclo è rimasto all'esterno, insiste e va sull'avversario che sembra attenzionato a mandare, passa così Patroclo in 300 metri. Dopo il lancio in 14:08, Pepita B in seconda posizione avanti a Plinio, poi Pepe Gianfi, via via tutti gli altri. 31 il 400 per Patroclo FKS, tutti in fila indiana dopo 500 metri di gara condotti da Patroclo, seconda posizione per Pepita B, poi Plinio che precede Pepe Gianfi, ancora Palmadula, 600 in 46:02, frazioni di comodo ora in curva in 16:01 per Patroclo, che ha comunque speso per andare al comando. Ora muove Plinio dopo 800 metri in anticipo su Pepe Gianfi. Alla corda guadagna una posizione per il flying, mentre avanza all'esterno anche Piromane Lod, 1:09 il passaggio agli 800. All'esterno Plinio si impegna su Patroclo, cavalli che stanno per arrivare al chilometro completato nell'ordine dell'1:17:01. Plinio impegna Patroclo a 550 dall'arrivo e seguito da Pepe Gianfi. Alla corda rimane in quota Pepita B, 500 alla conclusione con lotta fra Patroclo FKS alla corda e Plinio all'esterno, i due seguiti da Pepita B e Pepe Gianfi. Si affronta la curva conclusiva con posizioni invariate, nessuno degli altri riesce a farsi luce, cala per il flying, cavalli al completamento della curva finale, ingresso in dirittura, sposta in terza ruota Pepe Gianfi, ultimi 150 di gara con Plinio che insiste su Patroclo, all'interno si lancia Pepita B, passa Plinio nel finale, Plinio nelle battute conclusive prende nettamente il sopravvento su Pepe Gianfi, terzo posto per Pepita B. 1:16 secco, 32 la chiusa. La vittoria per il favorito Plinio, 1:78 la quota al totalizzatore, in sediolo Federico Esposito. Il training è quello di Eric Bondo per la scuderia Wave. Successo nettissimo per Plinio, che precede sul palo Pepe Gianfi con Pepita B al terzo posto.